Ciao a tutti amiche e amici, io sono Lirol Grey Simmer e oggi siamo qui con un nuovissimo video aggiornamento. Amici e amiche, scusate tantissimo per la mia lunghissima assenza. Purtroppo questi sono stati dei lunghissimi mesi, anzi delle lunghissime settimane in cui sono stata poco bene sia fisicamente che mentalmente parlando. Purtroppo ho avuto la classica influenza stagionale, sempre mal di testa, varie problematiche. Adesso però sto meglio. Come vi avevo aggiornato già su Instagram e su Discord, tornerò sul canale, questa volta in via definitiva, perché mi mancate tantissimo e perché ho anche voglia di giocare insieme a voi. Ciò significa appunto che ci saranno live, non appena possibile ovviamente, e che comunque ci saranno dei cambiamenti riguardo alle serie che adesso vi andrò ad elencare, amici, perché davvero devo aggiornarvi su tantissime cose. Prima partiamo con le serie in corso che ci sono sul canale. In questo caso partiamo con Cottage Living. È una miniserie che ho lasciato in sospeso e infatti mi concentrerò a completarla. Mi concentrerò su quest'ultima e proverò a completarla nel minor tempo possibile, perché è una serie a cui sono tantissimo affezionata e che penso appunto siate anche voi affezionati ai personaggi. Molti di voi appunto mi hanno detto: ma non la continui più la miniserie su Cottage Living? Purtroppo non sapevo come rispondervi, perché appunto in quel periodo stavo parecchio male e non ero sicura neanche di voler continuare a postare video, perché sapete benissimo che io quando creo video ci metto tutta me stessa e non mi va di pubblicare video soltanto per il gusto di pubblicarli o solo per fare views, perché io metto davvero tantissimo cuore e tantissimo impegno nei miei progetti e quindi se non mi sento ispirato, comunque se non ho la possibilità di farlo, li blocco, perché non mi va appunto di creare contenuti che non siano appagabili per voi, ma anche per me stessa, amici, perché ovviamente ammettiamolo, se una cosa non piace neanche al creator è ovvio che comunque non prosegue. E nulla, quindi mi concentrerò appunto su questa miniserie, quindi se vedrete più video in queste settimane della miniserie di Cottage Living, sappiate che appunto è perché voglio completarla, ho intenzione di completarla, infatti la priorità sarà su questa serie. Intanto vi aggiorno anche sulle altre serie in corso e poi ci saranno un po' come le live della Inside Maxis che c'è stata tra virgolette ieri sera. Vi aggiorno un po' su ciò che ci sarà sul mio canale, sulle novità praticamente. Poi parliamo della Carly Legacy. Sto notando appunto che la Carly Legacy non è una delle serie che guardate maggiormente, ma credo che sia comprensibile perché appunto è una serie che tra virgolette è già stata vista e rivista parecchie volte, quindi è normalissimo che magari non si ha intenzione di vederla spesso, quindi diciamo che editerò gli episodi che avevo già registrato, quindi se vedrete appunto una grafica vecchia, molto vecchio stile, sappiate appunto che il problema è derivato appunto dal fatto che ho registrato parecchi mesi fa e che quindi sto editando i video, li sto pubblicando adesso, quindi posterò i video che avevo già registrato qui sul canale e poi ovviamente quando dovrò andare avanti deciderò se portarvi gli aggiornamenti tipo Current Household oppure continuare a gameplay. Questo ovviamente potete scrivermelo qui sotto anche nei commenti, sarete voi a decidere appunto se volete vedere la serie a gameplay oppure non so, tipo a Current Household, in cui vi aggiorno un po' sulla situazione. Passiamo adesso all'argomento scottante, ovvero alla Silver Legacy, una delle serie che amo e che praticamente ha preso il mio cuore. Allora, la Silver Legacy al momento è in pausa e purtroppo lo so, state aspettando con ansia il suo ritorno, però come potete notare purtroppo gli episodi si stanno trasformando tra virgolette per lo più in machinima che gameplay, e questo è normale perché praticamente col gameplay non è possibile mostrarvi alcune cose che con i machinima invece è possibile fare, quindi c'è bisogno di lavoro in più. Al momento non mi sento ancora in grado di mettermi al 100% con i machinima, quindi magari sì, potrei fare dei machinima brevissimi tipo di una durata di
50 secondi, 40 secondi, ok, ma non qualcosa di più lungo come quelli, diciamo, degli scorsi episodi, anche perché appunto al momento, amici, non riesco a concentrarmi ancora, diciamo, del tutto nel fare Machinima, quindi gli episodi del Silver Legacy usciranno una volta al mese, due volte al mese, quindi amici scusatemi davvero tantissimo, magari prossimamente vi pubblicherò anche una sorta di riassunto per coloro che magari non hanno visto la serie, anche perché per ora abbiamo finito la prima parte della prima stagione, quindi magari potrei fare un riassunto magari poi continuare direttamente nei prossimi episodi, magari fare dei salti temporali così da poter rendere anche il tutto un po' più giocabile. Ci potrebbe anche stare. Comunque quella serie continuerà perché ci tengo davvero tantissimo, almeno la prima stagione dobbiamo finirla, o comunque ci proverò comunque a finirla, diciamo, del tutto al più presto possibile, perché mi piace un sacco e voglio farvi vedere gli sviluppi della storia e voglio sapere anche le vostre teorie. Io amo leggere le vostre teorie, sapete benissimo perché. Successivamente abbiamo la Nozzoberry. La Nozzoberry, bene, un altro, diciamo, un altro sassolino nella scarpa, nel senso che mi piace un sacchissimo giocare alla Nozzoberry e credo proprio che comunque farò anche dei video gameplay con la Nozzoberry, però giocherò molto spesso da sola, nel senso che gioco da sola per andare avanti e poi ovviamente quando giocheremo insieme vi farò vedere i progressi, magari andrò avanti anche con la storia, eccetera, così da non lasciarvi un po', tra virgolette, un po' in sospeso, perché ovviamente vedo che vi sta piacendo anche la nostra simmina. Ovviamente Miley è una clown, quindi una clown resterà per sempre, però ci tengo ad andare avanti perché la Nozzoberry è una delle mie challenge preferite e che volevo portare sul canale da davvero tantissimo tempo, quindi pian piano andremo avanti. Per quanto riguarda ovviamente le serie in corso, questo è tutto, ma passiamo alle live, ovvero al live streaming. Abbiamo la Family Dynamics Challenge e alcuni, diciamo, un'altra tipologia di partita che avevo intenzione di giocare insieme a voi, ovvero quella della mia current household. Intanto vi aggiorno sulla mia current household. La current household è già stata registrata, devo solo editarla e postare, tra virgolette, il resto dell'aggiornamento delle famiglie con cui sto giocando, perché ho notato che appunto vi è piaciuto tantissimo l'aggiornamento sulla mia famiglia Ortis e non vedo l'ora di mostrarvi la seconda parte dell'aggiornamento, che è quella che praticamente ha più dramma di tutti, però lasciamo stare. E poi ovviamente vi pubblicherò il resto in questi giorni. E la Family Dynamics Challenge ho giocato da sola, sono andata davvero tantissimo avanti, quindi non appena possibile faremo delle live insieme e voglio giocare insieme a voi. Ovviamente questo non potrò farlo sempre perché ora, come vi ho già detto, ho l'università, quindi devo studiare, devo dare esami, ci sarà la sessione invernale, anche perché ho trascurato anche l'università in questo periodo e non mi va appunto di trascurarla, perché ragazzi mi voglio laureare, non ce la faccio più, voglio laurearmi, ok? Basta, non ce la faccio più. Ad ogni modo, questa, diciamo, è un po' la situazione per quanto riguarda le serie in corso sul canale. Ma adesso passiamo alle novità. Alle novità, perché ci saranno novità. Ci saranno sicuramente più mod review, perché in questo periodo ho installato parecchie mod che, diciamo, scopriremo insieme. Poi, amici, dietro le quinte io sto lavorando ad un nuovo progetto per voi. E no, non è un sito web comunque quant'altro. Sto lavorando a una nuova serie per voi. Questa serie sarà una sorta di gameplay libero con intrecci e più famiglie, nel senso che giocheremo con più famiglie. Ve l'avevo già annunciato che avevo intenzione di fare una cosa del genere, e col fatto che giorno 30 novembre arriverà la story progression su The Sims 4 tramite un aggiornamento, ovvero la progressione della storia, questo appunto renderà questo gameplay molto più dinamico e più divertente, quindi non vedo l'ora di giocare insieme a voi, anche perché ci saranno degli intrecci, una storia, parecchi personaggi, e sto lavorando dietro le quinte appunto per voi, perché ho intenzione appunto di giocare insieme a voi e rendere il tutto più divertente. Ci saranno salti nel tempo, tra virgolette, non è una serie fantasy, anzi sarà una serie molto realistica, quindi ispirata molto alla realtà, quindi utilizzerò anche mod per questo motivo, quindi sarà una serie molto incentrata sull'utilizzo di mod per rendere il tutto più realistico possibile.
Questo è uno spoilerone che non dovevo farvi, però presto uscirà il Creon Sim, oppure quello della modifica, magari un crea un appartamento. Cavolo, adesso vi sto spoilerando un po' troppe cose, però ci tenevo appunto ad aggiornarvi su questa situazione. Ci sarà anche un cambio look sul canale, perché ho inserito da poco la dark mode su Google, e ragazzi, vedere quell'arancione onestamente non mi piace. Per quanto mi dispiace per la povera Juliet, direi che è arrivato il momento di cambiare icona e rendere il tutto un po' più, tra virgolette, più simile alla dark mode, rendere un po' più carino, leader, eccetera. E niente amici, queste sono le novità che ho in serbo per voi. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Mi dispiace ancora per la lunghissima assenza, per essere sparita in questo periodo. In questi giorni diciamo cercherò di pubblicare più Creon Sim, più diciamo più serie, diciamo cercherò di andare avanti e di rimettermi di nuovo in carreggiata. Quindi scusate se in un primo periodo ci saranno video un po' sparsi a caso, nel senso che diciamo non saranno gestiti benissimo, però ci sto riprovando, amici, abbiate un po' di pazienza, perché purtroppo diciamo che in questo periodo è successo la qualunque, quindi spero possiate comprendermi. Dunque amici, spero che questo video aggiornamento vi sia piaciuto, se sì lasciatemi tutte le vostre opinioni e tutti i vostri commenti qui sotto nei commenti. Ci vediamo nei prossimi video, un bacio e ciao!